Sindaco, negli ultimi giorni si è parlato tanto di calcio a Notaresco, prima le uscite sui giornali, poi la conferma tramite un comunicato stampa, Salvatore Di Giovanni fa un passo indietro, adesso la situazione a Notaresco com'è? Notaresco che dobbiamo rifondare una società, era una scelta che era condivisa, già si sapeva da un po' di tempo. Abbiamo fatto 4 anni splendidi a Notaresco, sicuramente 3 meglio. L'ultimo anno ci ha creato un po', ecco, di conflitti interni, no? Perché quando poi non arrivano i risultati l'attesa era tanta, no? Abbiamo vissuto anche periodi difficili col Covid, abbiamo anche sognato un salto di categoria ed era quasi possibile, però doveva andare così, non ci siamo riusciti e adesso è quello che sappiamo. C'è tanto chiacchiericcio, io l'ho detto pubblicamente, ringrazio il Presidente per quello che abbiamo fatto insieme a lui a Notaresco, perché sono stati anni belli, adesso dobbiamo aspettare alcune decisioni e noi dobbiamo capire quale campionato riusciamo a gestire e a fare, perché perdendo il presidente e anche il vice, che giustamente andranno in altri lidi, non è che il budget inizia ad avere delle difficoltà, però dobbiamo fare quello che possiamo fare, che dobbiamo essere credibili, come sono stati in questi 4 anni. Perciò ringrazio il presidente, perché abbiamo sempre onorato gli impegni con tecnici, staff e tutto quello che era. Perciò che dobbiamo fare il campionato che non riesco a gestire con la società. Perciò noi stiamo cercando di formare una società nuova. Aspettiamo un po', ecco, le decisioni più che le chiacchiere che si stanno, ecco, adesso messe in giro, perché sapete che qui c'è Giulianova, c'è il Teramo, c'è il Notaresco, altre società che si stanno muovendo per capire quello che si può fare. Ma sono convinto che tra lunedì e martedì, ecco, sapremo di che morte morire. Ha incontrato già qualcuno? Sì, vabbè, io ho rapporti belli con il presidente, ci siamo visti, ho sentito anche altre società. Perché da Notaresco, ecco, si muoveranno anche le decisioni di altre società. È normale che c'è attesa per il Teramo Calcio. Dopo anche c'è stata un'uscita di sede del presidente che ha detto il contrario di quello che aveva detto l'altro giorno per amor della città. E perciò io sono convinto che lunedì, martedì il puzzle si inizia a completare. Insomma, okay? Io cercherò di difendere la nostra comunità, perché Notaresco ha fatto calcio per tanti anni, è una storia del calcio. Abbiamo fatto 4 anni bellissimi di Serie D e vogliamo continuare a scrivere una storia importante. Proviamo a fare una percentuale su campionato di Serie D eccellenza. Qual è la percentuale più alta e quale più bassa? Attualmente la più alta è l'eccellenza. Se non troviamo nuovi soci, è normale che è più semplice fare l'eccellenza che la Serie D.